Eccola qui la banda di Soverato che precede il nostro Babbo Natale. Ed eccola qui il Babbo Natale è arrivato a Soverato. Benvenuto a Soverato. Siamo al centro della casa di Babbo Natale e c'è addirittura Babbo Natale che si sta affacciando, prego prego, con tutti i suoi amici, ecco che saluta, Soverato, Babbo Natale è arrivato, buonasera, come sono questi bambini? Buoni, tutti bravi, bravissimi. Ha portato giochi o carbone? No, no, tutti i giochi. E la Befana come sta? E la Befana diciamo che sta. Allora può augurare a tutti gli spettatori buon Natale? Buon Natale a tutti, grandi, piccini, tutti. Grazie Babbo Natale. E siamo nella casa di Babbo Natale con il sindaco Daniele Vacca che ci porterà da Lele Amoruso. È vero che tempo fa aveva chiesto a Babbo Natale di poter avere un Lele Amoruso al suo fianco? Sì, devo dire che oggi iniziano ufficialmente i festeggiamenti delle festività natalizie proprio con l'arrivo di Babbo Natale. Questo è il frutto e il prodotto di una sinergia tra associazioni, tra cittadinanze attive e quindi... È vero, ho chiesto proprio a Babbo Natale un Lele Amoruso come regalo di Natale. Lui è sempre attivo su queste tipologie di manifestazione, una persona molto attenta che dà la possibilità a questi momenti di aggregazione e quindi grazie a lui che ha la delega anche alla cultura e allo spettacolo che oggi possiamo vedere molte persone qui che vengono a visitare insieme ai bambini Babbo Natale. Ha detto il sindaco che lui aveva chiesto a Babbo Natale di farlo lavorare con Lele Amoruso e quindi un desiderio esaudito. Esaudito, è stato un bell'impegno, grazie anche a tutta l'amministrazione comunale che comunque ripone in me la fiducia per il lavoro delle proposte culturali, ludiche e ricreative. Babbo Natale a Soverato è un evento che si aspetta da anni e che ritorna dopo tante proposte. Sono ormai 10 anni che facciamo questa, diciamo, villaggio di Babbo Natale, la casa di Babbo Natale, e vedo che c'è una grandissima affluenza, siamo felicissimi. Tante persone che hanno lavorato, che sono stati dei piccoli maestri veramente al lavoro meticoloso, Pino Procopio su tutti, Lino Gerace, l'associazione Il Corsaro, Ater Ballet, sono l'associazione di spazio scenico, insomma tante persone, grazie.